Buonasera, benvenuti a tutti a questa puntata di Verona in Musica. Salutiamo con noi Alain. Ciao Alain, dalla Ciao Social Annalisa! Network. E salutiamo la nostra ospite di oggi che è Stefania Cento. Ciao Ciao Stefania. Annalisa, ciao Len, come state Ciao a tutti, ciao ragazzi? Steffi, ciao Ciao. Annalisa, stiamo Come tutti bene! stai, Bene, Stefania? dai, una bella serata ancora con la luce. Come state voi? Come sta andando questa ripresa lenta della normalità? E dai, sta andando bene, qui bene, da Annalisa anche perché tanto siamo vicini, lontani ma vicini, però tutto bene. Sta andando. E poi devo dire che la musica non si sta fermando, di questo sono molto contenta. Infatti, parliamo un attimo di quello che succederà dopo il lockdown, anche se non sarà, insomma, ricco di serate, però qualcosa si sta muovendo e questo è l'importante, giusto? Ma certo, cioè bisogna darsi da fare, a parte che noi artisti, Alain lo sa. Abbiamo la capacità di reinventarci, no? Anche in momenti così particolari, così storici. Certo, la musica è penalizzata, l'arte in sé è penalizzata perché noi siamo quello che è una sorta del di più, ma teniamo botta perché comunque Ma ne verremo fuori a lungo andare. Stefania non può non tenere botta, Annalisa, credimi, cioè Stefania, cioè, è la garanzia, quindi comunque no, io ci tenevo, anzi volevo ringraziarvi in anteprima per l'ospitalità, ci tenevo a fare proprio un saluto, vabbè, chiaramente da Annalisa che ci vediamo spesso e volentieri, ma anche con Stefania che siamo molto amici e È collaboratori, vero, grazie Len. uniti dal grande Gianni Drudi che è stato con noi anche in un'altra, con Annalisa in un'altra puntata. Quindi io augurandovi una buona puntata, un buon divertimento, e a voi e a tutti i telespettatori di Radio Adige TV, vi saluto perché Stefania Cento ne avrà da raccontare le parecchie. Quindi buona intervista e buon Len, divertimento. un bacio. Grazie. Ciao. Ciao Len, ciao. Ciao. Eccoci qua. Allora, Annalisa, due donne a confronto, raccontami. Esatto. Mi sento veramente onorata perché sei una donna che ha veramente fatto una carriera sorprendente e io da musicista non posso che, insomma, sentirmi appunto onorata di averti qua ospite. Ci vuoi parlare? In realtà, la mia domanda è come nasce un po' questa passione per la musica, che comunque ti ha portata a esibirti, ma anche a fare appunto a scrivere da parte tua, insomma, delle canzoni. Ma guarda, la passione per la musica, allora da ragazzina io sono cresciuto in un ambiente familiare sempre molto adoperato all'ascolto della musica, più quella classica, per cui lirica, tradizionale, no? La nostra musica, bella musica italiana, perché mio papà era amatorialmente, non di mestiere, un tenore e mamma anche lei cantava e conoscevano tutte le opere liriche, tutti i libretti delle opere liriche. Io sono nata con la musica nel sangue. Poi, ovviamente, ho scelto la mia direzione del pop e ho iniziato ad operarmi facendo questo mestiere da ragazzina, perché io ho iniziato a fare questo mestiere lavorando con un'orchestra del Bolognese per tanti anni, girando l'Europa. E ho voluto, ovviamente, ho studiato, sono andato a scuola di canto, scuola di dizione, cioè mi sono preparato in merito appunto Certo. a questo lavoro. E ho iniziato ad amarlo tantissimo, cioè io non potrei essere altro che un artista, perché è un po' diminutivo chiamare, io sono una cantante, io sono un artista, la mia vita è quella del palcoscenico e il periodo di Covid, la mancanza del palcoscenico per noi è motivo di grande sofferenza fisica, più che mentale. Però, come dicevamo prima, anche insieme ad Alain, noi abbiamo la capacità di reinventarci e poi ne usciremo a lungo andare da questa situazione. Non dico nell'immediato perché direi una bugia, ma a lungo andare passerà questo momentaccio, dai, passerà. Come tutte le Cosa ne cose, dici? parlaci un po' di quello che è nato, insomma, durante o prima del periodo Covid, che però è stato pubblicato, diciamo, di recente, no? Il tuo Ah, parli di singolo. Attimi, parli Attimi. Guarda, Attimi è un brano che ha scritto Gianni Drudi, io ho collaborato anch'io nella scrittura insieme ad Antonelli e Marchetti, ed è un brano che è nato prima del lockdown. L'abbiamo registrato i primi di marzo, poi siamo andati in chiusura totale, proprio agli arresti domiciliari. Io mi sono divertita a fare in casa un videoclip, ma proprio momentaneo, che poi a settembre registreremo quello ufficiale. Ed è piaciuto moltissimo, piace molto perché è una sorta di memoria dei nostri attimi più belli della nostra vita.
e il Resto del Gardino mi ha fatto anche un articolo che hai fatto vedere molto bello, la mia amica Laura Guerra, che è una giornalista molto brava di 100, e qui mi stanno offrendo un mojito, ma se bevo il mojito qua vado c'è una stemmia. E la canzone è molto carina, è molto carina, è un pop moderno, molto allora, carina, nostalgico. Facciamo così, ci salutiamo. Ringrazio. Sì. Ti sento male. Scusami, è che... Mi senti adesso? Ecco, adesso sì. Ok, ok. Queste misure sono la morte di qualsiasi tipo di comunicazione che si possa tenere. Ma è vero, spero è che... riparti di persona anche. È vero, è vero. Ma dai, raccontami qualcosa di te, Annalisa. Cosa fai di bello? Ma di me, cioè, a parte il fatto che non è il contesto, poi magari ci sentiremo, ma in sostanza, essendo anche musicista, ho avuto modo di ascoltare il tuo brano e... Ti piace? Sì, molto. Grazie. Hai detto, e un giovane come noi... radio è anche dedicata ai giovani di Verona, è bello sentire che ci siano comunque delle colonne importanti che ti dicano di andare avanti e di non temere anche questo periodo che no, ma anche perché guarda, lo sai Annalisa, che dai momenti più difficili si esce più forti, bisogna avere la forza di sopportare il momento e di viverlo con meno ansia. Ovvio che noi viviamo di questo mestiere, però è proprio in questi momenti di difficoltà che e vengono fuori le idee migliori, sono convinta di questo, però bisogna saperlo reggere, ecco, questo momento lo dobbiamo saper reggere, certo. Ma noi ce la faremo, dai. Sì, sicuro, grazie mille. Allora, grazie a te tesoro. E ci salutiamo ascoltando il singolo Attimi. Ciao Stefania. Ti ringrazio, un abbraccio e un bacio. Ciao. Un saluto a tutti. Sulla panchina di una lunga via, portami nella cantina dove sono stata tua. Attimi, mia madre che mi richiamava, poi amore, baciami, ti prego non lasciarmi mai.